Albano Carrisi oggi riceve il sigillo d'Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino come ambasciatore delle Nazioni Unite contro la droga, come ambasciatore FAO per i suoi grandi impegni nei confronti dell'ambiente, però qui l'amore anche per la sua carriera artistica. Che effetto le fa questa giornata? È una bella giornata, è come vincere un festival di Sanremo, tanto per ritornare nel mio ambiente. Sono quelle cose che uno non si aspetta, arrivano e dice, ti riempi di stupore, ti riempi di meraviglia, come è giusto che sia, però vai avanti sempre per la strada che conosci, nel senso che c'è tanto da fare per meritarsi ancora un'altra giornata come questa. Lei negli anni 70 era stato rapito, diciamo così, tra virgolette, dagli studenti, se la ricorda? È più bello sequestrato che rapito. Sì, me la ricordo, e come? Sappi che in quegli anni tu non c'eri, c'era il famoso 68, che è stato un po' una miccia per tutti, poi i disordini, richieste sacrosante per certi versi, però disordini che sono nati dopo, semplicemente per raggiungere le vette di un potere che va raggiunto con metodi sicuramente diversi e non certamente commettendo omicidi come povero Moro e tanti altri. Soprattutto rispetto per la vita, nel raggiungimento di mete migliori per il nostro quieto, sano e importante modo di vivere. Vi hanno chiesto un impegno, tra l'altro anche gratis, di venire a cantare il prossimo anno a Primavera qui a Urbino. Lo manterrà? Ma non è gratis, è piacevolmente impegnativo. La vita non si misura soltanto attraverso il fluido del denaro, ma oggi per esempio dovrei io pagare per una giornata come questa, no? Quindi bisogna saper dare, ecco. Verrà? Altro che... Peccato che debba aspettare un anno. Se uno volge uno sguardo sulla vita di Albano, si accorge di una persona che ha saputo concretizzare un sogno. Questo è un messaggio importante per tutti i giovani, cioè ogni giovane non deve rinunciare ai propri sogni e unire al sogno l'impegno, la passione e il sacrificio per concretizzarlo. Negli anni 70 c'erano altri tipi di contestazioni, ma anche questa giornata è stata in un certo modo contestata dall'interno. Come l'ha presa questa iniziativa? Ma in maniera molto serena, perché ovviamente gli elementi oggettivi, e io sono uno scienziato, prevalgono, cioè i contributi, i riconoscimenti internazionali legati a questa figura sono evidenti e possono essere verificati da ognuno. Quindi considero questo come un elemento che in un ambito di pluralità può emergere, ma in maniera molto serena. Tanti ospiti oggi al rettorato di Urbino per Albano Carrisi, tra questi ospiti anche l'imprenditore Piero Guidi, che è un amico come tanti presenti qui. Sì, è vero. Devo dire che sono emozionato perché veramente lui è una persona straordinaria. E quando noi ci telefoniamo, ci sentiamo... Tutti i giorni ci sentiamo, noi e lui, soprattutto lui, se ho qualche arrabbiatura, qualcosa che ho fatto durante il giorno, mi riappacifica subito, perché l'ha detto anche adesso, l'ha detto, veramente una persona straordinaria, con un'anima incredibile.